Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qua Megozzo, ben ritrovati sul mio canale tutti quanti su questo nuovo video. Indovinate di cosa? Sì, avete proprio capito bene, della GTA 5 mod vita reale italiana, che diciamo è una cosa non epica, non straepica ragazzi, di più. Come protagonisti per adesso Fedez e Chiara Ferragni. Mi avete chiesto in tanti ragazzi, ma proprio tutti, di mettere, anche io vi ho chiesto ragazzi chi vorreste vedere nella serie. E quindi nei commenti raga, io nello scorso video ho letto e molti mi avete scritto ovviamente J-Ax, anche se ovviamente si sono un po' allontanati, però a noi piace ricordarli così. Per cui sotto questo video commentate con tutte le persone che vorreste vedere che c'entrano con l'Italia, perché sapete già che Cristiano Ronaldo adesso più italiano di così ragazzi, sono alla Juventus, non se ne può più. Anzi, se questo video lo spolliciate raga, tanto facciamo incontrare Fedez e Cristiano Ronaldo. Per cui mi raccomando, fatemi sapere, perché penso sia abbastanza figa come cosa. Piuttosto oggi ragazzi, siccome la serie della vita reale italiana è incentrata sugli italiani, si incontreranno finalmente, e aspetto anche da parte vostra i commenti su magari altre persone che vorreste vedere dentro. Intanto vi ricordo che dovete seguirmi su Instagram, se volete farlo basta cercare @realanthony, venirmi a seguire, perché a fine del video saluto 5 di voi. Quindi mi raccomando ragazzi, venitemi a seguire, in questo modo posso salutarvi, cercherò di salutarvi. Mi raccomando fatelo, perché sapete che ci tengo tanto. Quindi ci mettete 2 minuti, così vi possono salutare io, J-Ax e Fedez a bomba. Eccoci qui in questo nuovissimo episodio, appena iniziato, con il nostro Fedez e Chiara, che ovviamente ragazzi, come se non cambiasse mai niente, come se fosse diverso, sta sempre al telefono in continuazione. Anzi, la cosa che mi fa più ridere di tutte è che Leo sta dormendo in una posizione alquanto strana. Cioè c'ha un braccio steso e un braccio così, che poverino non so manco io come faccio a dormire in questa posizione. Però giustamente ragazzi, Chiara l'ha lasciato lì a dormire perché così ha un po' di tempo libero, perché a parte vomitare in continuazione, Leo non è che faccia molte cose. Allora ragazzi, importantissimo, come vi ho già detto, ora faremo una cosa molto importante. Quindi se ancora non avete messo like al video, non vi siete iscritti, mi raccomando fatelo, perché sennò Fedez si incazza. Vedete che faccia brutta che ha oggi. Oggi Fedez si incazza. Comunque abbiamo detto a Chiara che saremmo andati a prendere J-Ax dall'aeroporto. Senti cara, io vado a prendere J-Ax dall'aeroporto perché è arrivato. Va bene? Sì, vabbè, io spero che abbia capito. Comunque ragazzi, io la lascio qui Chiara insieme a Matti e a Leone. Adesso andremo. Fedez, dove cacchio stai andando? La porta è di là, ma questo è scemo. Quindi ragazzi, ora andremo a prendere J-Ax, perché è arrivato in tanti, mi avete chiesto Omega ti prego, metti J-Ax, ti prego, lo vogliamo tutti. E quindi ragazzi, vi ho accontentati, adesso vediamo se è arrivato o ci ha menato il bidone. Dovremmo essere arrivati nel garage, eccoci infatti. Come vedete abbiamo anche comprato il garage, che vi avevo detto che l'avremmo comprato. Sì, ce l'abbiamo un garage, sicuramente entrano più di 5 macchine. Però ragazzi, Fedez sapete non è un appassionato di macchine, ma bensì di moda. Infatti basti guardare tutte le felpe Supreme che ha e ce ne accorgiamo. Come avevo già spiegato, prenderemo la nostra bellissima Porsche, che vi ricordo che ci ha regalato Chiara, un regalo che Chiara ha pensato di farci, e andremo a prendere J-Ax dall'aeroporto. Sempre si è arrivato. Aspetta Fedez, fai bene la manovra, che qui se sbagli rovini la Porsche bianca, che è un graffio e si vede tutto. Allora ragazzi, la nuova Porsche di Fedez, che tra l'altro in pochi mi avete detto Omega sì, ci piace, è bella, è bellissima, ve la faccio rivedere, comunque veramente spettacolare. Ragazzi, in pochi mi avete detto sì, Omega è bellissima, la Porsche che hai regalato a Fedez, che Chiara ha preso a Fedez ragazzi. Però comunque, come vi avevo già detto, mi interessava sapere da parte vostra quanti personaggi in più volevate nella serie, e adesso diciamo che ce li abbiamo e li abbiamo messi. Per cui, come vi ho già detto, ora cerchiamo di andare a prendere J-Ax dall'aeroporto, anche perché penso che ci organizzeremo, perché come ben sapete Fedez e J-Ax ragazzi hanno litigato, quindi stiamo cercando un po' di riapprocciare i rapporti. Siccome lui ragazzi voleva venire qui da me, diciamo che per i primi tempi si prenderà un appartamento vicino al mio, ma non è che vivrà con noi, anche perché io voglio stare con Chiara e Leone da soli. Quindi è giusto un favore che gli stiamo facendo, andarlo a prendere, farlo stare un po' da noi a casa nostra, e poi vedrà di trovarsi un appartamento, magari non all'Eclipse Tower che è costosissimo, però da un'altra parte. Poi la tappa al Burger King, se c'è tempo ragazzi, andarci a mangiare qualcosa, anche perché sento che il senso di fame e di sete piano piano stanno scendendo, sono oltre la metà.
Per cui volevo passare da lì a prendere qualcosa da mangiare, sempre se arriviamo in tempo. Siamo arrivati in aeroporto mentre sono passate delle macchine della polizia, un inseguimento. Oddio, hanno buttato quasi a terra il palo. Doveva essere qui, Giuliax. Ah, eccolo, è lui, irriconoscibile, il nostro pelatone senza capelli. Oh, bella fra! Fammi scendere, che lo devo salutare. Chiudi la porta, Fede. Chiudi la porta. Bravo, chiudi, bravo. Oh, bella zii, come stai? Tutto bene, ragazzi? Finalmente, Fedez, anzi, più che Fedez, Jack sta dicendo che ci abbiamo messo un botto di tempo. Fra, ma sai dove cazzo abitiamo? Oh, Fede, digli dove abitiamo? Che abitiamo lontano e che gli abbiamo detto che abitiamo lontano, però alla fine, ragazzi, siamo arrivati. Quindi, fatemi sapere. Ve lo faccio vedere anche in prima persona perché penso sia d'obbligo. Se vi piace J-Ax, come l'ho fatto, come l'ho ideato, penso molto molto originale, ragazzi, rispetto al solito, con il cappello, perché lui porta sempre quel tipo di cappello, il suo pizzetto, e comunque di faccia sembra uguale alla realtà. Va bene, fra, facciamo una cosa, ti aiuto a mettere i bagagli in macchina, tu sali in macchina, dici che non c'è problema? E vabbò, dai, te li metto io tranquillo. Entriamo in macchina, dobbiamo tornare in auto e andiamo a casa. Ok, dai, allora saliamo, ora ritorniamo alle Clips Tower, anche se, come vi avevo detto, ragazzi, volevo passare un attimo dal Burger King. E poi, vabbè, ovviamente si deve trovare una casa prima o poi Jax da qualche parte. Noi lo ospitiamo per qualche giorno per aiutarlo, no? Diciamo, le prime volte lo aiutiamo un po'. Comunque, vi ho detto che noi questo possiamo fare. Ora passiamo veloce al Burger King, ragazzi, che devo andare a mangiare un boccone, così ripristiniamo il senso di fame e di sete. Sicuramente anche Jax vorrà mangiare qualcosa. Facciamo sempre la macchina così, che sia con Ronaldo o Fedez, alla fine la lasciamo sempre così. La porta non si chiude, è un optional. Bravo, Jax che la chiude. Oh, dai, Fra, andiamo a mangiare al Burger King, che è una bomba ultimamente. Ok, ragazzi, mentre Jax si è preso qualcosa da bere perché ha detto che in aereo ha mangiato le lasagne a quest'ora. Noi prenderemo tre hamburger, ce li spariamo così ripristiniamo il senso di fame e di sete. Fedez, si ingozzano tutti quando vengono al Burger King. Oh, tutti, ragazzi, si ingomano. Avete visto come mangiano i panini? Ragazzi, senso di fame e di sete ripristinato. Anche la cassa ci dice thank you for shopping with us. Jax, è finito? Sei finito? Iniziamo ad andare fuori. Così magari, ragazzi, non so, vi faccio vedere un po' la città, perché Los Angeles è bellissima. Penso che lo sapete tutti. Ah, boh, frate, aspetto fuori. Inizio a mettere in moto, accendo l'aria condizionata, che fa un caldo della Madonna fuori, va. Ce la fai uscire, Fede? Ma ad oggi lo vedo anticappato, Fedez, raga. Possiamo andarcene, anche se penso che ogni tanto dovremmo andare al McDonald's. Perché il Burger King, sì, per quanto sia bello, ragazzi, però secondo me dovremmo anche provare ad andare al McDonald's. Comunque, ora scatta il semaforo, facciamo comunque un giretto, perché direi che per arrivare comunque all'Eclipse Tower, che è qui, vi ricordo che vedete un po' di strada la facciamo, quindi facciamo vedere anche un po' la città J-Ax, che comunque, ragazzi, guardatela, è sempre molto bella, Los Santos. Ragazzi, a quanto pare J-Ax sta gustando più che attentamente il panorama in generale, il parco, ci sono molti parchi, grattacieli, insomma, una città bella dove qui poter vivere e fare altri dischi insieme sempre se risolvono, perché, ragazzi, vi ricordo che hanno comunque i loro problemi. Bene, ragazzi, l'unica cosa che non mi va molto a genio è che dobbiamo vivere io e Chiara con J-Ax, perché secondo me J-Ax è innamorato di Chiara, cioè io lo so perché è un mio presentimento, però lui non è che mi può dire: sì, guarda, ciao Fede, sono innamorato di Chiara. No, ragazzi, poi Chiara, tra l'altro, tra poco sarà mia moglie, ci sposeremo. Per cui sarà un matrimonio veramente molto, molto, molto bello. Ok, siamo arrivati. Direi che possiamo scendere. Poi i bagagli li portiamo dopo. Più che altro faccio scendere il portiere. Quindi, Jax, non ti preoccupare, i tuoi bagagli stanno belli, belli al sicuro in macchina. Vieni, Jax, non ti preoccupare, entra pure. Allora, ragazzi, direi che, mo che ci sto facendo caso, la casa di Chiara e Fedez su GTA è molto molto simile a quella che hanno nella realtà. È molto stile moderno e soprattutto molto molto simile. Dove cacchio sono tutti? Ah, ok, ecco Chiara, che tra l'altro c'ha la televisione accesa. Leo, si è svegliato il nostro campione. Leo, stai vedendo i cartoni? Ragazzi, Leo rimane in piedi, almeno ha imparato a rimanere in piedi, poverino. Fa grandi progressi sto bambino. Però devo dire che è ancora pelato. Però va bene, dai Leo, ti lascio guardare i tuoi cartoni. Che poi, ragazzi, i cartoni che guarda Leo, ma che razza di cartoni sono? Allora, non riesco a capire semplicemente perché Chiara si sia cambiata, si sia messa delle calze provocanti in pantaloncini corti. E quando parla con Jax, ragazzi, sembra che si vergogna. Non vorrei veramente tramasse qualcosa. Vabbè, comunque non penso, perché comunque tra un po' ci sposeremo, lo spero. Leo, ci vediamo i cartoni insieme? Mettiamoci, ora metto qua, metto a guardare i cartoni con Leo. Quindi direi che mentre Leo guarda i suoi cartoni e loro decidono cosa fare stasera, io, ragazzi, spero il video vi sia piaciuto. Spero che J-Ax vi sia piaciuto come l'ho fatto. Tutti e tre insieme ci sono. Bene, adesso manca Rovazzi, non lo so. Ditemi voi chi altro vorreste vedere, perché i commenti più sbriciati li prendo in considerazione. Allora, voglio salutare Christian Briola 31, Simone Laezza,
Sharks o Mikey 207 e Samuel 4207. Questi sono i 5 bomber di oggi che Fedez, Chiara e J-Ax hanno salutato insieme a me. Quindi se anche voi avete salutati, vedete Fedez come fa ragazzi, prende il suo iPhone e mi viene a seguire qui esattamente su Instagram. Quindi fate anche voi come fa lui, così basta che cercate @RealAnton, mi potrete venire a seguire ragazzi e potrete avere la possibilità di essere salutati nei prossimi video. Vedete, dice pure J-Ax, fatelo. Sì, ma Leo che sta vedendo? Ammunition. No, senti, io spengo la televisione che Leo ste cose non le può vedere. Ecco, ora piangi Leo. No, non è vero, poverino. Bene, direi che per questo video è tutto. Un saluto da Fedez, J-Ax e Chiara. Io mi gozzo, noi ci becchiamo al prossimo video e spero che l'episodio vi sia piaciuto. Ciao!